La buona notizia, la pagina evangelica della 33esima domenica del tempo ordinario. Siamo collegati questa settimana con Don Gabriele Porcarelli. Ciao Don Gabriele. Ciao Don Andrea, Don saluto Gabriele tutti. è il parroco di Sant'Agostino Ferrarese, dunque diocesi di Bologna, provincia di Ferrara. E tra l'altro ho visto che hai una bella pagina Facebook della tua parrocchia, un bel sito internet e i nostri telespettatori in questo momento stanno vedendo alcune delle foto della vostra vita comunitaria, una bella comunità. Una parrocchia non grandissima, però che ha una discreta attività. Ci sono molte e diverse attività, nonostante il numero dei parrocchiani non sia da grande comunità. E questa è una tradizione propria di Sant'Agostino che io ho trovato e quindi porto avanti, sia per quanto riguarda l'aspetto della catechesi, come per le diverse attività di ricreatorio, di oratorio dei ragazzi. Ti vediamo in alcune foto anche a settembre per l'anniversario della tua ordinazione, circondato da tanti ragazzi. Sì, abbiamo fatto un'uscita per ricordare l'anniversario della mia ordinazione, è stata poi un'occasione anche per stare insieme con tutti quelli che avevano organizzato la festa del patrono, quindi anche per ringraziarli. E vediamo anche dal sito internet della parrocchia le foto della processione con il santo. Don Gabriele, la pagina evangelica di questa che è la penultima domenica del tempo ordinario, poi domenica prossima festeggeremo Cristo Re, è la parabola dei talenti. Ecco, qual è il significato di questa pagina evangelica? Siamo al capitolo 25 di Matteo. Certamente, come tutte le parabole che Gesù narra, racconta, sono parabole ricchissime, è difficile dire in poche parole, in qualche concetto, il senso vero, proprio e più esaustivo della parabola. Certamente si possono cogliere alcuni aspetti. Io ho provato un po' a riflettere così su alcuni concetti che mi sembravano interessanti anche come parroco da dire, da ricordare alla mia comunità parrocchiale. Prima di tutto penso che le parabole che Gesù racconta al termine del Vangelo di Matteo siano parabole non solo che ci richiamano a guardare in alto, ma anche a guardare oltre. Sappiamo molto bene che la nostra vita terrena ha una fine, ma non finisce tutto con il tempo terreno. Guardare oltre vuol dire guardare al di là e Gesù ci spinge a guardare al di là della nostra vita terrena. A volte ce lo domandiamo, penso tutti quanti, quando siamo abbastanza coscienti di noi stessi, che cosa ne sarà di me? Una domanda lecita, legittima e anche giusta, penso. Però forse la domanda che il Vangelo di Matteo con Gesù vogliono mettere sulla nostra bocca di credenti, come al solito non vogliamo appoggiarci ai luoghi comuni e Gesù quindi ci spinge a ragionare con più profondità, è forse piuttosto un'altra la domanda. Che ne farò di me? Tutte le parabole che narrano la fine, le cose ultime, mettono sempre in luce che l'impegno personale è assolutamente fondamentale. Non ci si salva per caso, non si arriva nel Regno dei Cieli per caso, non è un terno al lotto, io ho preso il biglietto vincente, tu no, o tu sì e io no. Che ne farò di me? Che cosa voglio fare nella mia vita e della mia vita? Questo Don Gabriele, padrone. Gesù parla appunto di questi talenti che vengono dati dal padrone ai diversi servi. Il fatto di guardare avanti, come dicevi tu, e guardare quindi all'esito finale della nostra vita ci spinge poi a valorizzare però il tempo che viviamo. Questi talenti vanno fatti fruttificare. Esatto. Infatti tutti partono con una dotazione, no? Così dice il Vangelo, chi 5, chi 2, chi 1, ma tutti hanno qualcosa dato da Dio, donato da Dio. Però quello che il Vangelo ovviamente, ce lo sappiamo tutti, ce lo ricordiamo tutti, ci ricorda è che questi talenti non possono rimanere fermi, non possono essere sepolti, non possono essere nascosti. Anzi, Don Andrea, mi sembrava interessante in questa domenica perché Gesù usa una parola che a volte noi ci dimentichiamo, ma che è una delle malattie che l'uomo moderno ha, nonostante il grande efficientismo che tutti cercano. Dice quel servo che lui è un malvagio e un pigro. Ecco, quello che noi dobbiamo combattere è la pigrizia, il fatto che il Signore ci abbia dato dei doni e quindi siamo contenti così, che basta aspettare che tanto poi alla fine quello che il Signore ci ha dato noi glielo riconsegneremo, no? Non dobbiamo essere pigri, dobbiamo essere attivi, far fronte
sfruttare quello che il Signore ci ha dato. Grazie, grazie tante, Don Gabriele. Auguri e buona domenica a te e alla tua comunità. Grazie anche a te e a tutti gli ascoltatori. Saluto Don Andrea, ciao. Ciao.